inaugurata la seconda mostra della stagione a Castello Magrà. Esatto, 2019 accadde anni fa, una mostra tutta sugli anniversari, ma anniversari un po' particolari, quindi passiamo dagli anniversari storici a quelli scientifici, penso alla tavola periodica, a Albert Einstein, ma anche anniversari, come dire, curiosi, come quello della Barbie, piuttosto che la rivista Topolino, Paperinik, Batman, e poi tre postazioni multimediali dove si potranno scoprire gli anniversari dei musicisti, legati ai musicisti più famosi, ma anche una postazione multimediale legata al cinema. Ci sono tanti cinema di cui si ricorda o il premio Oscar, piuttosto che invece la realizzazione, insomma tante date da scoprire. Interessante un po' per tutti, proprio per questa eterogeneità di argomenti. Prossima iniziativa organizzata dagli amici di Castello Magrà? Iniziative tante, sospendiamo, come dire, le iniziative nel mese di agosto, seppure il castello rimarrà aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 19 per la visita guidata al castello e alla mostra. Ma a settembre partiremo rapidamente con tante cose, il 14 di settembre con Sport al Parco, la quarta edizione, piuttosto che il weekend successivo, 21-22, un importante concorso nazionale legato al Medioevo, chiamata alle arti con i credendari del Cerro che hanno organizzato questo concorso con tanto di giuria preparata, tecnica, che giudicherà la realizzazione di oggetti in stile medievale. E poi il weekend ancora dopo, ospiti la banda di Rivarola, la Filarmonica Rivarolese, insieme alla banda di Romagnano Sesia, che creeranno, ecco, una domenica pomeriggio super musicale per San Michele, visto che purtroppo a San Giacomo il concerto della Filarmonica Rivarolese ha dovuto rimandarsi causa cattivo tempo.